Benvenuti a un nuovo video di Esplorando la Cosmesi. Oggi vi farò vedere come si applica l'esfoliante viso. Come già appunto vi avevo già descritto, l'esfoliazione è un processo importante che serve per rigenerare e purificare la pelle in profondità e non deve essere comunque una pratica che deve essere svolta quotidianamente, cioè giorno per giorno, bensì basterebbe soltanto utilizzare questo tipo di prodotti una volta a settimana, al massimo due, a seconda delle esigenze. Consiglio per le pelli miste in realtà di utilizzarla non più di una volta a settimana, perché più si sfoglia la pelle, più diciamo che il sebo continua a uscire fuori appunto a livello del derma. Quindi questo è il prodotto che vi farò vedere oggi, è un prodotto che sto utilizzando in questo periodo, è della Clean Hands, è un gel esfoliante purificante, quindi a me i detergenti consistenza gel sono quelli che preferisco di più perché mi piace proprio la sensazione di fresco sulla pelle. In realtà è quasi un peeling, non è proprio uno scrub, ovvero sia è molto più delicato, ecco, proprio al tatto, quindi è uno scrub che posso consigliare per le pelli anche molto sensibili. Come utilizzarla? Che quantità utilizzarne? Sicuramente una quantità non più di una nocciola, perché non serve un'elevata quantità sia anche di detergente che di esfoliante per avere un risultato. Utilizzare dell'acqua tiepida, perché comunque un'acqua calda va a irritare la pelle, troppo fredda si chiudono i pori e quindi non ci sarebbe una pulizia profonda. Quindi vado a legarmi i capelli e vi farò vedere come effettuare i movimenti per un'esfoliazione corretta. Un po' sono gli stessi movimenti che vengono effettuati per la detersione normale, quindi si prende una quantità di prodotto necessaria, la si passa sulle mani. Si bagnano un pochettino per creare una piccola emulsione, anche se in realtà gli esfolianti non la creano quasi mai, e si procede con un massaggio in questo modo. Questo prodotto è un profumo buonissimo, mi piace molto, e quindi si fanno dei movimenti rotatori dall'interno verso l'esterno in questo modo. Quindi si fa anche quella che è una piccola digitopressione, alla fine qua ci sono dei microgranuli davvero molto molto piccoli e quindi si può effettuare l'esfoliazione in questo modo, e anche dalla parte della fronte, digito pressione dalla parte centrale fino alla parte esterna. Dopodiché, una volta effettuato appunto l'esfoliazione, si procede con il risciacquo, sempre con l'utilizzo di acqua. Mi raccomando, fate sì di eliminare tutto il prodotto che è stato applicato, oppure potete utilizzare anche un panno umido di acqua tiepida, proprio per eliminare tutto il prodotto restante, insomma il rimanente, perché comunque essendo i microgranuli a volte magari è difficile eliminarlo del tutto. Comunque non temete, perché alla fine una piccola parte di prodotto rimane sempre a livello del derma, poi ci saranno altre sostanze come i tonici che proprio vanno a rimuovere la parte proprio restante del detergente, comunque dell'esfoliante. Quindi questa è appunto la detersione, se vogliamo, quindi proprio vera e propria esfoliazione che abbiamo fatto sul nostro viso. E come sempre mi raccomando di tamponare il viso per una volta appunto che si è terminata questa fase, e poi si può procedere con l'utilizzo di trattamenti specifici che comunque sia a disposizione. Ciao, a presto!